Amici di 9000 giri, buona giornata. Oggi puntata particolare, eh, sono qua da solo e eh, non c'è Frank. Vabbè, vediamo di arrangiarci nonostante le sue domande. Non, avremo nostalgia delle sue domande impertinenti, vediamo di arrangiarci da soli. Allora, Cominciamo da questa macchina qui che è una BMW Z3 della serie E36, una macchina molto particolare, ne so che ne hanno fatte veramente molto poche, per due anni, dal, dal 97 al 98, prevalentemente erano quasi tutte cabrio, hanno fatto una piccola serie di coupé, terminata poi con la, la, diciamo, la versione più potente che era appunto la Z3M, questa è quella con motore 6 cilindri in linea da 2008, eh, macchina da poco meno di 200 cavalli, 194 cavalli per l'esattezza, quindi... <coughs> Un motore iper affidabile veramente dei motori eh, non, non avevano cavalleria di chissà quale entità però erano dei motori molto eh, tranquilli molto eh, lineari erano veramente dei, dei gran, gran passisti diciamo così problemi particolari su questi motori non ce ne sono mai stati quindi non è quello il problema una macchina del genere vale la pena infatti il cliente l'ha già c'è il simbolino della CMAE che è appunto un club eh, di Milano eh, vale la pena appunto di tenere come dico io in ordine e ehm, di, 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 appunto, di gestirla come auto storica o me, meglio ancora come Young Timer. Quindi l'intendimento del cliente è quello di farci controllare la vettura in tutti i suoi punti, anche se la vettura è già molto molto in ordine, molto bella a livello di carrozzeria è impeccabile. Il cliente ha fatto sistemare e riverniciare alcuni punti, comunque è veramente impeccabile gli interni uguali, ci ha chiesto appunto di fare alcuni controlli e alcune sostituzioni. Quindi in questo caso quello che è il nostro intendimento è laddove mh, si ravvisi una un necessità di, di, di cambiamento fare la sostituzione con un qualche cosa di leggermente più performante non in maniera esagerata ma leggermente più performante quindi ad esempio partiamo dal discorso dello scarico questo è il suo scarico originale che come si vede sente un po' il peso degli anni corrosione ma è normale voglio dire una macchina che ha ben più di 20 anni è pacifico che abbia appunto questi segni di corrosione sotto quindi il discorso di togliere questo, questa parte dello scarico quindi silenziatore centrale e silenziatore posteriore con un componente ovviamente nuovo ma che a questo punto di anche qualcosa in più a livello di sonorità quindi in questo caso <coughs> ci siamo rivolti alla Super Sprint che è l'unica casa che eh, fa uno scarico almeno tra quelle che noi conosciamo, l'unica casa che fa uno scarico sportivo specifico per questa vettura. In questo caso abbiamo preso un terminale che ingloba anche la parte centrale, quindi si va a collegare con l'anteriore omologato ovviamente, quindi l'omologazione la si può vedere dalla stampigliatura, quindi da un punto di vista, se vogliamo, puramente eh, formale. Non è uno scarico artigianale, non è una, una cosa troppo spinta. È uno scarico chiaramente che suona in maniera un pochino più sportiva però sempre coerente con la storicità della macchina quindi non abbiamo fatto un qualche cosa che ha stravolto completamente abbiamo messo un pezzo in acciaio al posto un acciaio più nobile rispetto a quello che era il componente di serie eh, però siamo in linea con quello che è la filosofia della macchina questo per quanto riguarda il discorso motore poi il cliente ci ha chiesto di controllare eh, anche la parte quindi come motore non abbiamo fatto altro che il terminale ci ha chiesto di controllare la parte assetto e freni quindi l'assetto, propriamente sull'assetto la parte che interessa sono gli ammortizzatori perché non la vuole abbassare e abbiamo sconsigliato di abbassarla perché macchine che hanno un pochino di anni è meglio non andare a stressare troppo il, la struttura e la scocca, quindi andremo a cambiare unicamente i quattro ammortizzatori in questo caso. Al posto dei sash originali andremo a mettere dei Bilsten B6. Quindi ho già diverse volte ricordato la differenza tra un Bilsten B6 e un Bilsten B8. Il B6 è l'ammortizzatore sportivo che ha l'altezza uguale a quello di serie, quindi si va. A collegare con l'altezza della molla originale, il B8 è lo stesso ammortizzatore però con uno stelo leggermente più basso che si va ad accompagnare al ribassamento della molla, quindi in questo caso tenendo le molle eh, originali ovviamente la scelta è caduta sui B6. Per quanto riguarda l'impianto frenante, adesso dobbiamo finire di, di controllare altre parti, probabilmente cambieremo solamente le pastiglie per il momento, poi quando verrà il, il momento di cambiare i dischi interveremo anche su quelli e sulle pastiglie mettiamo una pastiglia leggermente più sportiva, quindi uno sportivo stradale può andare benissimo bene, una ABC verde o al limite anche una ABC gialla. Per andarsi ad accoppiare perfettamente con il disco originale, poi quando sarà il momento di, di sostituire anche il disco, perché è arrivato al, al punto massimo di usura, anche in quel caso andremo a scegliere un componente più sportivo. Quindi diciamo che sostanzialmente questa è un po' la filosofia su macchine dove vale la pena di, di, di investire perché sono macchine appunto chiamiamole young timer che piano pianino dopo 30 anni diventeranno storiche, conviene fare determinati lavori di manutenzione ordinaria assolutamente necessari e laddove si vanno a fare delle piccole modifiche farle sì però sempre all'interno di un... Di, una, di, un, di un range ben circoscritto, quindi sconsiglio di fare elaborazioni pesanti su macchine che appunto hanno 20-25 anni perché uno, il telaio della macchina, la struttura della macchina probabilmente non è, non è, non è il, il congeniale e due, perché andremo veramente a rovinare il senso di una macchina di questo genere. Io adesso passerei invece da questa parte, quindi macchina decisamente diversa, macchina molto recente, questa è un Alfa Romeo Stelvio, il modello è la veloce, quindi con il 2002 turbo diesel da 210 cavalli. In questo caso il cliente ci ha chiesto di fare uno stage, ha iniziato con uno stage 1 e adesso abbiamo eh, concordato con lui di, di fare un avanzamento lavori, di fare uno stage 2. Quindi in sostanza tutto il lavoro che lui ci ha commissionato è, è, è legato al, alla parte motore. Nello specifico, essendo una macchina eh, ancora in garanzia, abbiamo come abbiamo specificato tante volte utilizzato al posto che una, una rimappatura seriale. Un, una centralina Seleton da noi riprogrammata, la centralina Seleton è questa, adesso io non la stacco comunque, è il, il vantaggio mh, considerevole di questa centralina che io la posso eh, sganciare e la, la vettura a livello elettronico ritorna esattamente come era precedentemente quindi non andiamo a toccare in nessun modo i parametri della centralina principale in maniera tale che a qualunque controllo a qualunque necessità la concessionaria abbia bisogno la centralina rimane inviolata quindi dal, dal punto di vista garanzia problemi non ce ne sono eh, oltre alla centralina che ovviamente va a variare i, i valori di eh, coppia potenza ehm, lo stage 1 eh, riguarda anche il filtro dell'aria noi di solito consigliamo sempre i filtri dell'aria a pannello quindi mai diavolerie tipo filtri aspirazioni dirette o box scatole filtro eh, particolari perché è sempre molto difficile andare a trovare la giusta mh, calibrazione di aria <coughs> rispetto a quello che è stato lo studio eh, fatto sulla scatola filtro originale. Quindi qui basta togliere la cartuccia originale che è in cartone, sostituirla con quella in cotone lavabile, ogni 8-10 mila km lo si controlla, nel caso lo si pulisce e il, problema, il discorso dell'aspirazione viene risolto in questo, in questo modo. Ehm, L'ultima parte legata al, ehm, al discorso stage 1 è il pedal boost, anche in questo caso abbiamo più volte spiegato come funziona, è un, un bypass elettronico con 4 Programmi diversi: ognuno di questi programmi dà una reattività sempre maggiore in termini di risposta su pedale acceleratore. Quindi, in questo caso, al di là di quello che è il valore di coppia e potenza che lo si guadagna attraverso la rimappatura della centralina o attraverso la seletron, come noi abbiamo montato, il pedal booster va a togliere quel buco. Che tutte le macchine hanno, perché è stato impostato elettronicamente dalla casa, in maniera tale da avere una risposta molto più pronta. Poi quando la macchina inizia a entrare in coppia, ovviamente la coppia sarà differente in funzione del, della centralina. Come dicevo, oltre a questa parte, il cliente ci ha chiesto di eh, intervenire anche sulla turbina senza un, un intervento eh, estremo. Quindi eh, cambiare unicamente le giranti, la girante di aspirazione in avional e la girante di scarico in Inconel senza toccare la volumetria del turbo, quindi in questo caso non si tocca, non si ritocca ulteriormente la mappa, ma si ottiene un'elasticità decisamente diversa rispetto alla conformazione originale. Ricordiamo che le palette delle turbine originali, fra l'altro questa è una turbina molto particolare che ha delle palette che girano al contrario, si chiama reversa, ha delle palette comunque costruite in acciaio che hanno una determinata massa. Eh, sostituendo le palette quindi sia come conformazione a livello numero di pale sia a livello soprattutto di materiale quindi l'inconel è un materiale particolare di derivazione aeronautica molto più leggero rispetto all'acciaio ovviamente l'inerzia del, delle giranti è molto inferiore rispetto a quelli in acciaio e ovviamente la macchina pur non guadagnando Chissà quali incrementi rispetto alla, alla turbina originale è molto più elastica e molto più dinamica. Quindi è un, un, um, un tipo di intervento che noi proponiamo spesso e vediamo che ne stiamo facendo veramente tanti, soprattutto in questo ultimo anno. E la rispondenza da parte dei clienti che hanno provato questo tipo di step è molto, molto positiva. Poi, per coloro che vogliono viceversa eh, avere ancora più potenza, in questo caso si va a lavorare anche sulla. Volumetria del, del carter di aspirazione, quindi si, si ricava un, una volumetria maggiore in modo tale da poter alloggiare sempre una girante. In, in avional però di dimensioni maggiori. Quindi in questo caso, essendoci più aria, bisogna cambiare ovviamente anche il downpipe che è il tubo turbina mettendo un downpipe più aperto, quindi mh, mai senza catalizzatore, ma sempre con un catalizzatore più sportivo, in maniera tale da avere uno la macchina ehm, diciamo mh, a posto nel momento che uno va a fare la revisione, col catalizzatore metallico non, inc non incorre nessun tipo di problemi. Due: si mantiene comunque un determinato tipo di pressione. 3. Il fatto di abbassare la temperatura dei gas di scarico, come ho spiegato tante volte, consente di aumentare ulteriormente la, la, la pressione della turbina, quindi far girare la turbina a un maggior numero di giri. questi maggior numero di giri, ovviamente, vanno a creare un calore maggiore, essendoci uno scarico più libero, più performante, diciamo che non ristagna. Nel, nel punto, eh, subito successivo al turbo, e non si creano problemi con, eh, con le bronzine piuttosto che con componenti strutturali della turbina. Questo sostanzialmente è il tipo di lavoro che ci ha chiesto. Penso che nel giro di un 4-5 giorni ehm, riusciremo a, a, a montare anche la, la nuova turbina eh, con i componenti che abbiamo spiegato. E questo, questo è il tutto.